ripreso a lavorare, insomma, dopo questa vicenda che è avvenuta? È tornato in comune? Sì, già sabato sono stato in comune, il pomeriggio avevo un convegno sul microcredito che è stato svolto regolarmente, che hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini. Nonostante la mia brutta vicenda che mi ha provato sia nel fisico ma soprattutto nel morale, comunque la vita prosegue e continuo la mia attività, sia quella professionale sia la mia attività amministrativa. Stamattina sono a San Giovanni a Pilo, sono sul posto di lavoro, quindi sto lavorando normalmente. Ecco. La vicinanza che le ha dimostrato la sua popolazione l'ha aiutata in questo sì, momento? Sì, diciamo che è stata determinante, la vicinanza della famiglia e la vicinanza dei miei concittadini, che venerdì sera quando sono tornato a Lofrano li ho trovati praticamente tutti in piazza. Io avevo detto al mio avvocato di accompagnarmi a casa, poi lui ha detto guarda, per quello che so io ci sta una manifestazione al centro del paese, ti aspettano tutti lì e ci siamo fermati in paese, mi sono fermato una mezz'oretta, poi ero troppo stanco e provato e sono comunque rientrato a casa. Ha ottenuto anche la solidarietà dei suoi avversari politici? Ecco. Sì. Che sì, in sì, un sì. momento insomma in cui il Lofrano era molto accesa questa rivalità è... Sì, purtroppo dal 27 di maggio, diciamo, gli animi, anziché assopirsi, si è accesa una battaglia oltre che politica, diciamo, anche, ha preso anche altre vie, mio malgrado. Diciamo che a Lofrano purtroppo ci sono alcuni mesi che si vede un clima di tensione. Speriamo che chi ha la responsabilità, sia chi amministra in questo momento, chi sta a capo dell'opposizione, responsabilmente si faccia di tutto per riportare serenità nell'ambito del paese, ecco, una piccola comunità. Di tutto serve tranne che guerre intestine. E poi si facciano le battaglie politiche, le battaglie amministrative, ci stanno tutte. Per altre cose non va bene. Per quanto riguarda questa vicenda, insomma, il quadro accusatorio, ci diceva il suo avvocato, è ancora nebuloso, però in effetti nel suo studio non ci lavora solo lei, quindi i computer sono usati. No, vabbè, queste cose poi ne parleremo nelle sedi opportune. Io nel frattempo con il mio avvocato abbiamo contattato un perito informatico che prenderà visione delle cose, poi non so neanche se il mio avvocato ha avuto modo di accedere agli atti, ma stasera lo sentirò e vedremo che mi dice. Ecco. È sereno quindi rispetto sì, a sì, io sono tranquillissimo. Ovvio che diciamo che è stata una prova che ne avrei fatto volentieri a meno, però sono tranquillo.